tutti anche questa serata, quelli di voi che sono venuti ad altri eventi di questa serie, voi sapete che abbiamo fatto una serie di conferenze per celebrare l'anno della relatività, o perlomeno il centenario di pubblicazione del lavoro di Einstein sulla relatività generale, no? Quindi abbiamo incominciato a parlare della relatività in termini, come dire, teorici, abbiamo incominciato a parlare della relatività per applicazioni astrofisiche, che sono quelle più adatte a noi, nel senso che noi ci occupiamo di stelle, eccetera. Abbiamo questi ultimi due eventi, uno oggi e l'altro di cui vi dico fra un momento, però, che sono in realtà due eventi che vogliono fare un passo in più, no? Andare oltre la relatività, come è dato il titolo, no? Cioè, ovviamente nella scienza non ci si ferma mai, perché si scopre sempre che qualunque teoria ha dei punti ancora che permettono dell'evoluzione, degli studi successivi. Questo fa parte proprio di quella che si chiama la ricerca scientifica, no? Quindi oggi cominceremo a parlare di oltre la relatività dal punto di vista di capire a livello cosmologico, eccetera, quale può essere la combinazione tra le due grandi fette di teoria, le due grandi teorie che regolano l'universo, cioè la teoria della relatività per quanto riguarda la struttura a grande scala, e invece la teoria quantistica che si occupa della struttura degli atomi, eccetera. Capire un pochettino perché l'universo è così com'è a tutte le scale, non soltanto alle scale. Avremo un ulteriore evento in questa direzione, molto più, come dire, divertente, no? meno serio, ecco, volevo dire, in questo senso, meno serio, che sarà legato il 24 giugno, avremo, non qui, ma giù alla Cavallerizza Reale a Torino, all'Aula Magna della Cavallerizza Reale dell'Università, avremo qui ospite Kip Thorne, che è stato ispiratore di quel film che forse molti di voi hanno visto, intitolato Interstellar, che ha a che fare proprio con la relatività e tende anche ad utilizzare le idee che magari lo speaker di oggi ci racconterà, no? Quali possono essere le evoluzioni per combinare insieme meccanica quantistica e relatività generale. Passare quindi, se chi ha visto il film, ci sono dei tentativi di interpretazione, come uno potrebbe non solo passare attraverso un wormhole, un buco verme, eccetera, ma addirittura andare in un buco nero ed eventualmente uscirne in qualche modo, insomma. Sono cose un po' fantasiose, ma quello è il passo successivo che la relatività generale richiede, permette, eccetera. Allora, lo speaker di oggi è il professor Leonardo Castellani, che è, dell'Università del Piemonte Orientale, e anche il coordinatore, io non mi ricordo bene, del dottorato in sistemi complessi, si chiamano, quindi capite già subito che parlerà difficile, insomma, no? Invece è bravissimo, parlerà in modo che va bene per tutti, no? Però il problema, come dicevamo prima, è effettivamente complesso. Quindi il professor Castellani è un esperto di teorie di meccanica quantistica, stringhe e tutti questi aspetti che tendono ad andare, come il titolo della conferenza di quest'oggi, no? Tendono ad andare oltre la relatività, non per cambiare la relatività, che per il momento sembra funzionare molto bene. Abbiamo parlato parecchio in questi giorni delle onde gravitazionali, no? Eccetera, che sembrano dare una prova della validità della teoria della relatività generale anche in una situazione estrema, che è quella dei campi gravitazionali forti, no? Che non erano stati fino adesso sperimentati, no? Anche se usiamo la relatività generale in questo momento. Però effettivamente noi vogliamo andare oltre, e forse oggi lo speaker di oggi ci racconterà quali possono essere le strade che ci porteranno più avanti. Grazie ancora per essere venuto, ti lascio la parola a te. Ringrazio, sentite tutti così? Ringrazio il professor Ferrari per la sua introduzione, spero che non vi abbia spaventato con questa storia di stringhe, teorie esotiche e linguaggi difficili per sistemi complessi. I sistemi sono complessi, è vero, ma la logica che ci sta dietro, i principi che li regolano, sono semplici.
più si va in profondità nella natura delle cose, più ci si accorge che i principi che regolano, che formano le regole del gioco dell'universo, si semplificano via via che si scende alle cose fondamentali e ai mattoni di base dell'universo. Ed è quello che cercherei di mettere in luce stasera. Ha preceduto questa conferenza una presentazione molto carina fatta col planetario sul sistema solare, la nostra galassia e l'ammasso di galassie. Ecco, le forze che regolano i moti dei pianeti, delle stelle, delle galassie e degli ammassi di galassie, la forza fondamentale che regola questi moti è la forza di gravità, una delle più antiche forze che noi conosciamo, la sperimentiamo fin dalla nascita, la sperimentiamo in qualunque momento e ogni tanto ce ne scordiamo anche. La forza di gravità nella storia del pensiero umano ha avuto varie interpretazioni e ne farò un mini riassunto per arrivare alla teoria appunto della relatività generale, che è la teoria che oggi, da 100 anni a questa parte, spiega in modo formidabile, dal punto di vista della precisione, tutti i fenomeni gravitazionali. La teoria della relatività generale, perché questa è la teoria delle due relatività che Einstein ha trovato e pubblicato rispettivamente nel 1906 e nel 1916, anzi 15, la seconda, la teoria della relatività generale, è quella che dà una spiegazione per la forza gravitazionale, del perché cade la mela dall'albero e del perché la Luna gira intorno alla Terra. Questa è la pubblicazione, che Einstein presentò, è la conferenza che Einstein presentò all'Accademia Prussiana delle Scienze nel novembre del 2015, cioè 101, un po' più di 100 anni fa. E in questo compleanno, in questo centenario della relatività generale, è successa una cosa spettacolare. È stata confermata una delle predizioni meno intuitive della teoria di Einstein, cioè la produzione di onde gravitazionali da fenomeni catastrofici come il collasso di un buco nero dentro all'altro, che è successo appunto, che è stato rilevato nel settembre dell'anno scorso, 14 settembre. Ed è stato un bel regalo di compleanno per la teoria di Einstein, della relatività generale. Le formule della relatività, l'unica formula che vedrete in questa conferenza è questa, e qua dentro è contenuta tutta la dinamica della relatività generale. Qui ci sono tutte le predizioni e tutti i fenomeni gravitazionali, sono descritti da questa equazione, che sembra un po' complicata, ma in realtà è complicata da un punto di vista matematico, ma da un punto di vista concettuale non è complicata. E vedremo, c'è la parte a sinistra e la parte a destra, e ognuna ha una ben precisa interpretazione che si riesce a capire. La parte a sinistra descriverà la geometria dello spazio, la parte a destra descriverà le masse che influenzano questa geometria. Questa equazione la potete, non è così famosa come E uguale a MC quadro, però qualcuno l'ha dipinta su una vecchia locomotiva abbandonata nel deserto di Atacama, in Bolivia. Non si sa bene perché sarà stato un fan della relatività generale. Se passeggiate, se vi capita di passeggiare in quel deserto, vi potete imbattere in questa locomotiva arrugginita con il graffito. Queste formule potete usarle per prevedere come si muoveranno alcuni corpi celesti, per esempio come si muoveranno due buchi neri che sono previsti dalla teoria della relatività generale, e vedremo come. E questo moto, con queste oscillazioni che sono proprio onde gravitazionali che vengono emesse da questo moto vorticoso dei due buchi neri, sono conseguenze di quell'equazione che abbiamo visto. Ed è chiaro che se
osservate, come è stato osservato qualche mese fa, se osservate un'emissione di onde gravitazionali esattamente secondo quella forma d'onda, allora capirete che è una validazione notevole della teoria che le prevede. E così vedremo anche altre cose. Tutto questo è stato osservato con degli interferometri, e vedremo alcune foto di questi interferometri, che sono situati anche vicino a noi dal punto di vista nazionale. A Pisa, a Cascina, c'è uno di questi interferometri chiamati Virgo. Le onde provocate a settembre dal collasso di questi buchi neri sono state invece rilevate negli Stati Uniti nell'interferometro LIGO. Però c'è il progetto, quello di fare un interferometro con bracci molto più lunghi, distanze molto più lunghe, come vedremo è importante che questi interferometri stiano in posti dove vengono molto poco disturbati, e un posto dove si viene pochissimo disturbati è proprio lo spazio, quindi è partito un programma per costruire un interferometro che sta nello spazio e si chiama LISA. Dunque Einstein, ora qui c'è una breve biografia ma non ve la racconto, vi dico soltanto che appunto le date importanti per la teoria della relatività sono il 1905, in cui sviluppa e pubblica la relatività speciale, che come vedremo mette in discussione i nostri concetti intuitivi di spazio e di tempo, e il 1915, anno in cui pubblica la relatività generale, su cui ha lavorato per almeno una decina d'anni. È proprio la relatività generale che rende Einstein celebre, perché la relatività generale prevede un effetto, la deflessione della luce vicina a un corpo massiccio come quello del Sole, la luce di una stella viene deviata dal campo gravitazionale del Sole, questa previsione viene verificata e da Eddington, nel corso di un'eclisse solare, osserva la deflessione, la osserva esattamente della quantità predetta dalla teoria di Einstein, con qualche barra di errore, e da questo momento Einstein diventa una star, una celebrità mondiale. E nel 21 avrà il premio Nobel, ma non per la relatività generale, nemmeno per la relatività speciale, che pure aveva rivoluzionato i concetti di spazio e di tempo, bensì per l'effetto fotoelettrico, che è comunque una scoperta teorica notevole che apre la strada alla meccanica quantistica. Quindi Einstein è il padre un po' di tutta la fisica del Novecento, sia meccanica quantistica che descrive gli oggetti piccolissimi, sia la relatività generale che descrive invece oggetti di scale cosmiche. La gravità, dicevamo, la caduta dei gravi è una cosa naturalmente su cui hanno pensato e speculato filosofi fino dagli albori del pensiero umano e scientifico. Già Aristotele aveva delle teorie sulla caduta dei gravi. La prima teoria che tutti noi intuitivamente ci costruiamo fin da bambini è che più un oggetto è grosso e pesante, più rapidamente cade. È una teoria sbagliata, però effettivamente la verifichiamo, e succede effettivamente sulla Terra così perché c'è l'aria di mezzo, e la resistenza dell'aria fa sì che effettivamente un corpo più pesante cada più rapidamente di un corpo leggero. Ma questo in realtà, come vedremo, è una cosa che non succede quando togliamo l'aria. In assenza di aria tutti i corpi cadono esattamente nello stesso modo, con la stessa accelerazione. E già Lucrezio aveva fatto questa ipotesi dicendo che i corpi si muovono in uguale modo anche se sono di pesi non uguali. Quindi già alcuni letterati e filosofi latini, Lucrezio aveva ereditato la filosofia di Epicuro e di Democrito,
avevano già l'idea che in realtà i corpi, indipendentemente dal loro peso, cadono tutti con la stessa legge. È stato Galileo che ha formalizzato la cosa da un punto di vista matematico nel suo famoso principio di equivalenza, basato su un metodo nuovo, un metodo rivoluzionario per quel tempo, il metodo sperimentale. Cioè, non faccio più assiomi basati su metafisica o teologia, ma osservo il fenomeno, osservo i corpi mentre cadono. Non mi riesce a osservarli bene perché cadono troppo velocemente. Benissimo, allora cerco di ridurre la velocità con cui cadono facendoli scivolare su piani inclinati, delle palline su piani inclinati, e faccio misure precise. Mi invento anche un modo per misurare il tempo. All'epoca non c'erano gli orologi e allora Galileo si costruisce i primi orologi a pendolo, i primi orologi ad acqua con una goccia che cade ogni tanto e così via, e quindi riesce a dare una descrizione quantitativa dei fenomeni della natura. E vari sono i principi che Galileo scopre con questo metodo sperimentale. A noi ci interessa appunto il principio di equivalenza, quello che dice che tutti i corpi cadono con la stessa legge, con la stessa accelerazione. Si dice che abbia fatto anche delle osservazioni dirette dalla torre di Pisa, facendo cadere palle con densità diverse, una palla di cannone, una palla di legno, e disponendo i suoi studenti alla base della torre per controllare che arrivassero nello stesso momento. Questo principio verrà ripreso da Einstein proprio per la teoria che oggi ci descrive la legge della gravitazione, della gravità. Questi sono un po' gli oggetti che usava Galileo per fare queste misure. Un piano inclinato che riduce la velocità con cui, e l'accelerazione con cui una biglia cade verso il basso, e i primi orologi a pendolo che usava per fare queste misure. Si possono anche fare esperimenti mentali, se volete, o argomentazioni logiche, per cui anche Galileo, ancora prima di fare un esperimento, già in qualche modo prefigurava la risposta. Questo non fa sempre parte del metodo sperimentale, cioè avere un'ipotesi, verificarla sperimentalmente, eventualmente modificarla se l'esperimento dà risultati contrastanti, e così, sempre in modo dinamico tra teoria e esperimento, raffinare sempre di più la conoscenza dei fenomeni naturali. Un esperimento mentale che vi posso proporre per convincervi che in fondo i corpi devono cadere tutti nello stesso modo, con la stessa accelerazione, è il seguente. Supponete che gli oggetti più leggeri cadano più lentamente. Allora, se legate un oggetto leggero a un oggetto pesante, oggetto leggero a un oggetto più grosso, quindi che pesa di più, li legate con una cordicella, e allora l'oggetto più leggero frenerà l'oggetto più pesante, perché l'oggetto più leggero vuol cadere più lentamente. E allora tutto il sistema cadrà più lentamente di come cadrebbe da solo l'oggetto pesante. Ma considerate ora l'intero sistema è senz'altro più pesante dell'oggetto pesante, allora anche tutto il sistema dovrebbe cadere più rapidamente dell'oggetto pesante. Quindi avete raggiunto due conclusioni: uno, che tutto il sistema cade più rapidamente del solo oggetto pesante; un'altra, quella di prima, che tutto il sistema cade più lentamente. Allora avete raggiunto una contraddizione, e quindi l'ipotesi da cui siete partiti, che l'oggetto leggero cadeva più lentamente, deve essere sbagliata. Se volete, questo è un esempio molto elementare di come la logica possa guidare anche la teoria. Naturalmente si possono fare esperimenti reali, ed è stato fatto un esperimento reale in assenza di aria. Dove potete farlo in assenza di aria? Beh, potete togliere l'aria da una stanza, d'accordo? È un po' complicato, ci vogliono delle pompe, eccetera.
Potete andare sulla Luna, è ancora più complicato, però visto che ci sono andati, con l'Apollo 15, dunque dopo essere atterrati sulla Luna per la prima volta con l'Apollo 11 nel 69, con l'Apollo 15 nel 71, sulla Luna, il comandante della missione, David Scott, ebbe il tempo di fare un esperimento galileiano. E l'esperimento è il seguente. Lo vedrete mentre tiene in mano una piuma e un martello. Una piuma e un martello. Ora, se lo fate sulla Terra, è chiaro che la piuma si mette a svolazzare perché c'è l'aria e arriverà a terra molto dopo del martello. Ma sulla Luna non succede così. Qui sono sulla Luna proprio in quella missione e questo è il filmato che il suo ufficiale in seconda fa del comandante David Scott mentre compie questo esperimento. Non si vede benissimo. Qui c'è il martello. Qui c'è la piuma. Who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings on the moon. And so we thought we'd try it here for you. And the feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Arrivano a terra. Sì, ok, quindi capite che la tecnologia di allora per le riprese cinematografiche non era quella di oggi, quindi la definizione è molto bassa, però avete visto che l'esperimento sulla Luna ha avuto successo e questo significa tante cose. Significa prima di tutto che Galileo c'ha ragione, il principio di equivalenza vale, ma vale dappertutto, vale sulla Luna, vale anche su Marte evidentemente, vale sugli altri pianeti, è una cosa universale. Si potrebbe fare forse anche noi un piccolo esperimento qui, però spero di avervi convinto che il principio di equivalenza è vero. Dico soltanto questo, per chi è curioso poi spiegherò come farsi in casa un piccolissimo esperimento che necessita soltanto di un libro e di un foglio, per convincervi che anche sulla Terra, anche con l'aria, potete convincervi che i corpi cadono tutti con la stessa accelerazione. Newton collegò due cose fondamentali, la caduta dei gravi all'orbita dei corpi celesti, intorno al Sole o intorno alla Terra. E questo lo fece anche lui con un esperimento mentale, ma poi corredato naturalmente da osservazioni astronomiche. L'esperimento mentale è stato il seguente: come una mela cade sulla Terra, anche una palla di cannone cade una volta che la sparate, dopo aver fatto una parabola, cade. Ma supponete di mettervi su una montagna abbastanza alta e di cominciare a sparare con un cannone sempre più in là, con un cannone sempre più potente, allora la vostra palla di cannone a un certo punto accompagnerà la curvatura della Terra descrivendo un'orbita, e ecco che Newton si accorge in questo modo che è un'unica forza quella responsabile sia per l'orbita della Luna intorno alla Terra sia della caduta della mela sulla Terra. Questo è un altro esperimento mentale che unifica due concetti che sembravano slegati nella descrizione della natura. E poi formula una celebre formula che lega appunto la forza tra due masse al prodotto delle masse e alla loro distanza, anzi l'inverso della loro distanza, e la proporzionalità è misurata dalla costante chiamata costante di Newton, è stata poi determinata da Cavendish e da fisici sperimentali. Comunque lo spazio e il tempo di Newton sono concetti che rimangono assoluti. Questo, cioè che misure di lunghezze e di tempi non dipendono da come vi muovete.
non dipendono dallo stato di moto di quello che state misurando, non dipendono dallo stato di moto relativo dell'osservatore rispetto a quello che sta misurando. È sempre uno spazio e un tempo assoluti per loro natura, senza relazione a cose esterne. È questo che verrà messo in discussione dalla relatività. Dalla relatività di Einstein metterà in discussione proprio queste assunzioni, che le proprietà dello spazio e del tempo non dipendono, per esempio, dalla presenza di materia. Invece Einstein troverà, anche lui, con ragionamenti anche lui molto semplici, molto fondamentali, che questo non può essere vero. E allora si arriva a questa revisione dei concetti di spazio e di tempo dovuta ad Einstein. Li mette in discussione nelle sue due teorie, relatività speciale e la sua estensione, che viene chiamata relatività generale. In che modo li mette in discussione? Beh, per esempio, usa un fatto sperimentale importante, che la luce si propaga con la stessa velocità qualunque sia lo stato di moto della sorgente luminosa, cosa che era stata determinata sperimentalmente, ma anche era descritta dalla teoria dell'elettromagnetismo allora conosciuta, e accettando questo fatto sperimentale fondamentale della costanza della velocità della luce, beh, Einstein si accorge che il tempo e lo spazio diventano relativi, cioè il tempo, l'orologio, l'orologio di una persona che si sposta rispetto a voi ticchetta più lentamente di quello che ticchetterebbe se la persona fosse ferma rispetto a voi. E com'è che se ne accorge? Con un ragionamento di nuovo molto semplice. I ragionamenti di Einstein sono proprio caratterizzati dalla loro semplicità. Il ragionamento è questo: supponete che avete un raggio luminoso che va su e giù tra due specchi. Beh, allora ogni volta che colpisce uno specchio fa tic, e ogni volta che colpisce lo specchio superiore fa tac. Allora se sentireste tic-tac, 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 d'accordo? Ora, fate in modo che questo sistema si stia spostando rispetto a voi. Allora, quale sarà il tragitto della luce? Il tragitto della luce non sarà più così, ma se si sposta rispetto a voi, il tragitto della luce sarà questo, mentre si sta spostando tutto questo orologio, chiamato orologio di Einstein, con una certa velocità. Allora, vedete che siccome la luce deve andare sempre alla stessa velocità, qui fa più cammino, e quindi invece di fare tic-tac, tic-tac, farà tic-tac, tic-tac, perché il cammino è più lungo, ci mette di più, e quindi l'intervallo tra tic e tac sarà più lungo. Così vedete che vi dovete convincere, se accettate che la luce abbia sempre la stessa velocità, qualunque sia lo stato di moto della sorgente, un orologio di un vostro amico che si sposta rispetto a voi ticchetta più lentamente. Quindi capite che la relatività implica una revisione del concetto di tempo come tempo assoluto, quello il tempo di Newton, e il tempo diventa relativo. Relativo a cosa? Relativo a come vi spostate rispetto all'orologio che state, di cui state misurando il ticchettio. E questa è una cosa che si può verificare, e viene verificata, direi, quotidianamente, nei dispositivi che tutti noi ora abbiamo addosso. Se avete un telefonino, avrete anche il GPS che vi localizza, e la localizzazione del GPS fa proprio uso di correzioni dovute a questa discrepanza tra il ticchettio di orologi in moto o fermi rispetto a voi. Ricordatevi che il GPS è basato su segnali radio che vengono mandati da orologi che stanno in orbita sui satelliti, una trentina di satelliti appunto, che servono proprio a mandare le informazioni al vostro ricevitore GPS. No, per darvi un'idea di questo effetto, supponete di volere andare a visitare Betelgeuse, questa stella della costellazione di Orione. È la stella più alta che vedete sulla sinistra nel cielo, è una stella rossa, la riconoscete bene, e si trova a circa 500 anni luce
Quindi un raggio di luce ci mette 500 anni ad arrivare da noi a Betelgeuse. Allora voi potreste pensare, ma se parto, siccome so, altra conseguenza della relatività, che non posso andare più veloce della velocità della luce, ci metto 500 anni almeno per arrivare, anzi ce ne metterò di più perché io vado un po' più lento della luce. Invece no, proprio per questo effetto di ticchettio, il vostro tempo, mentre siete sull'astronave che viaggia verso Betelgeuse, il vostro tempo va più lentamente e ci arrivate non in 500 anni, ma ci arrivate in 10 anni. Se andate a una velocità che è quasi quella della luce a meno di 5 millesimi, ecco, 5 millesimi in meno di quello della luce, se fate il conto con le formule della relatività speciale, ci arrivate in 10 anni vostri, ma intanto sulla Terra sono passati 500 anni. Quando tornate indietro passano altri 500 anni sulla Terra, ma... passano altri 500 anni e il risultato è che quando tornate, voi siete invecchiati di 10 anni, 5 più 5, perché in realtà ce ne mettete 5 ad andare e 5 a tornare, ma il tempo sulla Terra è aumentato di 1000 anni e quindi tornate nel 3015 se partite nel 2015. E questo sembra fantascienza, ma è proprio così, viene verificato sperimentalmente nei laboratori. Per esempio, viene verificato nei decadimenti delle particelle. Ci sono delle particelle che hanno una vita molto corta, di millisecondi o di nanosecondi, cioè frazioni piccolissime di un secondo. Ma se si muovono molto rapidamente, e molte particelle che vengono prodotte negli acceleratori si muovono a velocità vicine a quelle della luce, allora questo fa sì che la loro vita, che sarebbe brevissima, si allunga, perché il loro orologio interno ticchetta molto più lentamente e allungandosi ci permette di rivelarle, di studiarle. Questa è una cosa che viene osservata tutti i giorni negli acceleratori di particelle. Questo fenomeno, come dicevo prima, è anche osservato negli orologi atomici in orbita, appunto, che ci servono per la localizzazione col GPS. Beh, in questo modo capite che potete viaggiare nel futuro, perché chi va su Betelgeuse torna sulla Terra 1000 anni dopo, anche se per lui sono passati solo 10 anni. E vi potreste chiedere chi ha il record mondiale di viaggio nel futuro. In questo momento ce l'ha un astronauta russo che è rimasto 748 giorni nella stazione spaziale. Beh, la stazione spaziale non va a velocità della luce, va a velocità molto inferiore, però insomma si muove a una certa velocità, circa 30.000 km all'ora, molto inferiore ancora a quella della luce, però ci è rimasto 748 giorni e se fate il conto lui è tornato sulla Terra più giovane di 2 centesimi di secondo. Vabbè, non è un gran record, però capite che è un effetto che diventa misurabile. 2 centesimi di secondo con un orologio buono riuscite già a misurare. Così abbiamo visto che i tempi si dilatano, ma anche c'è anche un altro fenomeno che ora a cui si arriva con lo stesso tipo di ragionamento: anche le lunghezze si contraggono. Quando si sposta un oggetto rispetto a voi, se lo andate a misurare con molta precisione, se si sposta abbastanza veloce, ebbene uno si accorge che l'oggetto si contrae. Ecco, se andate a, diciamo, 6 decimi della velocità della luce, già avete, se avete un oggetto sferoidale che si sta spostando verso destra, questo non appare più come una sfera, ma appare come un ellissoide che si schiaccia sempre di più, via via che va più veloce. Questo è un altro fenomeno, oltre alla dilatazione dei tempi su cui abbiamo un po' ragionato, c'è anche la contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. Nella direzione del moto le lunghezze si contraggono. Questi sono effetti standard in relatività speciale che vengono osservati anche questi nei laboratori. Nei laboratori avete degli insiemi di particelle che si spostano a velocità molto elevate, quasi la velocità della luce. Bene, questi insiemi, se partono in una situazione sferoidale, bene, quando si avvicinano alla velocità della luce si schiacciano e si possono vedere gli effetti di questa
di questo schiacciamento. Quindi contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. Quindi misura di lunghezza e di tempo ora dipendono dallo stato di moto, dallo stato di moto dell'oggetto rispetto allo sperimentatore che misura queste cose fondamentali, lo spazio e il tempo. Noi stiamo parlando ora di teorie che riguardano lo spazio e il tempo. Ecco, la relatività generale, basata sul principio di equivalenza, ora vi voglio convincere che da quello che abbiamo detto segue logicamente una cosa rivoluzionaria, che la gravità, questa forza con cui conviviamo da sempre, da quando siamo nati, ebbene la potete spiegare esclusivamente come un fatto geometrico, come una piegatura dello spazio e del tempo. Allora, vediamo se ci arriviamo in modo logico, cercando di fare in modo semplificato gli stessi ragionamenti che ha fatto Einstein. Prima di tutto Einstein usa il fatto, che si conosceva ormai da 400 anni, che tutti gli corpi cadono con la stessa accelerazione, cioè usa il principio di equivalenza formulato da Galileo e poi inglobato nella teoria di Newton. E realizza che per un osservatore che cade in caduta libera, supponete per esempio di essere in un ascensore che per vostra disgrazia l'ascensore comincia a precipitare in caduta libera, voi cadete insieme all'ascensore, siccome l'ascensore e voi siete due corpi che cadono nello stesso campo gravitazionale, cadete esattamente nello stesso modo, con la stessa accelerazione. Quindi vi sembra che l'ascensore stia fermo rispetto a voi, galleggia, ogni oggetto cade nello stesso modo, se avete un microfono in mano lo potete lasciare e questo microfono rimarrà esattamente alla stessa distanza da voi perché tutte e due cadete nello stesso modo e quindi tutto fluttua insieme a voi e quindi siete in assenza di gravità. A quel punto fluttuate in assenza di peso. E Einstein, e questo è basato sul principio di equivalenza, succede solo se tutti gli oggetti cadono nello stesso modo. E Einstein realizza che scompare la forza di gravità per chi cade, per chi è in caduta libera, e considera questo il pensiero più felice della sua vita. Questa è Hawking, il famoso fisico relativista inglese, celebre per i suoi studi sui buchi neri, che sperimenta l'assenza di gravità in un aereo in volo parabolico. Questi sono aerei che a un certo punto spengono i motori e cominciano a cadere. Siccome partono da molto in alto, allora ci mettono un po' per arrivare, diciamo, a dove devono riaccendere i motori e durante questa caduta libera si è in assenza di gravità e tutto fluttua senza spostarsi relativamente e senza peso, proprio perché tutti cadono esattamente nello stesso modo. Quindi la gravità la potete simulare con un'accelerazione del vostro ascensore, per esempio. Supponete di essere in un ascensore, però questa volta nello spazio interstellare, dove non c'è forza. Allora è chiaro che siete in assenza di peso, però supponete ora che qualcuno acceleri questo ascensore verso l'alto. Se lo accelera verso l'alto, allora che cosa succede? Voi e tutti i corpi intorno a voi cadete con la stessa accelerazione verso il basso. Ecco, questa è esattamente la stessa situazione che avete in un campo gravitazionale in cui tutti gli oggetti cadono nello stesso modo verso il basso e anche voi. Quindi non potete distinguere le due situazioni, essere in un sistema accelerato, un treno che frena, una giostra che ruota, oppure essere in un campo gravitazionale. Sono due cose indistinguibili. Se l'ascensore è senza finestre, non sapete se è un campo gravitazionale o se è qualcuno che vi accelera da fuori la causa del fatto che tutti gli oggetti cadano con la stessa accelerazione verso il pavimento dell'ascensore.
Quindi gravità e riferimento accelerato sono cose sinonime. La forza di gravità e la forza sperimentata in un sistema di riferimento accelerato, per esempio un ascensore accelerato verso l'alto, sono indistinguibili. Tutte le misure che fate non vi possono dire quale dei due fenomeni sta avvenendo, e di fatto questi due fenomeni Einstein li considera uguali. La gravità è il risultato dell'accelerazione del sistema in cui siete. E anche se siete su una giostra sentirete una forza centrifuga che vi spinge verso il bordo della giostra, e anche questa può considerarsi una specie di forza di gravità. E ora, se accettate questo ragionamento, ricordatevi che una giostra, se è in moto, ebbene, cosa succede? Succede che, supponete che questi siano dei metri, che dei campioni lunghi un metro, che servono a misurare le lunghezze, allora supponete che questi siano disposti lungo il bordo della giostra, e questi, vedete, nella direzione del moto, si contraggono per effetto della relatività speciale che vi avevo prima menzionato, mentre questi, che non sono disposti lungo la direzione del moto, non si contraggono. E allora, a questo punto, la geometria che avete imparato a scuola non vale più, perché qui, quando tutto è fermo, il rapporto tra circonferenza e diametro fa pi greco, ma qui, in un sistema accelerato, il rapporto tra circonferenza e diametro non è più pi greco, perché la vostra circonferenza, così come la misurate con questo metro campione, è più lunga, ce ne potete mettere di più, perché contraendosi ce ne stanno di più. E allora questo porta al concetto che quando siete in un sistema accelerato, tipo una giostra, o un ascensore, o un campo gravitazionale, visto che il campo gravitazionale è equivalente a un sistema accelerato, la geometria non è più quella che avete imparato a scuola, non è più la geometria euclidea. Il rapporto tra circonferenza e raggio non è più pi greco. La somma degli angoli di un triangolo non è più 180 gradi. Ma cambia. Come cambia? Beh, se il rapporto tra la circonferenza e il diametro diventa maggiore di pi greco, siete su uno spazio cosiddetto curvo. Come sono fatti gli spazi curvi? Per esempio, uno spazio fatto a forma di sella. In uno spazio fatto a forma di sella, effettivamente, se tracciate una circonferenza e il raggio, beh, troverete che la circonferenza è più lunga di 2 pi greco per r, cioè di pi greco per il diametro. E quindi sulla giostra, di fatto, quando siete su una giostra, siete in uno spazio che ha questa forma qui. Naturalmente qui è molto esagerata per le velocità che raggiungete sulla giostra, però concettualmente è uno spazio che non è più uno spazio piatto. Avete vari tipi di spazi, avete gli spazi curvi come quello di una sfera, spazi curvi come quello di una sella di cavallo, oppure spazi piatti come questo. Spazio piatto come questo è quello che sperimentate quando non c'è gravità, ma quando c'è gravità siete in uno di questi casi. Su una sfera, se fate il rapporto tra circonferenza e raggio, trovate qualcosa che è minore di pi greco, tra circonferenza e diametro, e ve ne accorgete proprio nel caso limite, se fate il cerchio all'equatore con il raggio che parte da polo sud all'equatore, è evidentemente molto minore di pi greco, e qui è molto maggiore, e qui diventa maggiore. Quindi lo spazio viene incurvato per via della gravità. E questo è il risultato fondamentale della teoria della relatività generale. La gravità è un effetto geometrico, è un effetto della curvatura dello spazio. E come si può vederlo intuitivamente? Beh, vedetelo così. La Terra, per esempio, incurva lo spazio, e in questo spazio curvo
la materia dice allo spazio come curvarsi, più è pesante, più questo spazio, interpretato qui come una specie di tappeto elastico, si curva sotto il peso della Terra, e la curvatura dello spazio dice alla materia come muoversi. Se qui mettete la Luna, vedrete che la Luna allora può orbitare intorno alla Terra esattamente come una biglia può orbitare intorno a una biglia più pesante che abbia incurvato questo tappeto elastico. E quindi potete vedere il moto della Luna in questo modo. Quindi un effetto geometrico, non c'è più nessuna forza tra la Luna e la Terra. C'è semplicemente lo spazio che si è incurvato che fa sì che un corpo cada nell'avvallamento provocato dall'altro. Oh, questa teoria ha delle predizioni straordinarie basate sempre su questa formula. Questa formula, questa R qui dice quanto è curvo lo spazio e questa T dice quanto è pesante il corpo. Quindi più è pesante il corpo, più la curvatura dello spazio è accentuata. Questa equazione ha un sacco di conseguenze. Ora non le ripercorreremo tutte, ricorderemo quella sulle onde gravitazionali. Beh, se pensate a un tappeto elastico, questo vi fa pensare per esempio a una membrana, tipo quella che c'è su un tamburo. Ebbene, quando percuotete questa membrana, quando la perturbate con una certa violenza, si propagano delle onde su questa membrana. E queste sono appunto le onde gravitazionali predette dalla teoria di Einstein, che sono state osservate recentemente. Prevede l'esistenza di buchi neri, che sono una curvatura così estrema che niente può uscire dal buco formato in questo tessuto dello spazio-tempo, e ci sono tante altre previsioni che sono state tutte negli anni verificate in modo molto preciso. Ora, di queste previsioni mi soffermerò. Beh, lo scorrere del tempo è una cosa che viene verificata tutti i giorni con GPS e non voglio dire di più. Le onde gravitazionali sono quelle appunto venute alla ribalta pochi mesi fa e provocate proprio da due buchi neri che a una distanza, fortunatamente molto lontano da noi, a una distanza di 1 miliardo e 300 mila anni luce, sono precipitati uno nell'altro, e questo fenomeno è stato osservato come emissione di onde gravitazionali nell'osservatorio di Virgo. Questi sono bracci dell'interferometro lunghi qualche chilometro, 4 chilometri, e questo è l'analogo interferometro in Louisiana. In realtà ce ne sono due negli Stati Uniti, che formano la collaborazione LIGO, che stanno uno nello stato di Washington e uno nella Louisiana, a 3.000 km di distanza. E qui è l'articolo su cui riportano, il 21 gennaio di quest'anno, riportano la scoperta di queste onde gravitazionali. La scoperta prende la forma appunto di questi segnali nell'interferometro, che sono segnali che si hanno nelle frange di interferenza di due raggi laser. Ora vedremo come questi raggi laser possono rivelare la presenza di onde gravitazionali. La cosa impressionante è la velocità con cui questi buchi neri collassano uno nell'altro. Questa è la frazione di velocità della luce a cui questi buchi neri stanno andando. Come vedete, quando collassano uno dentro all'altro stanno andando a quasi metà della velocità della luce. Pensate che sono oggetti di 30 masse solari, quindi avete un oggetto che pesa 30 volte il Sole, che sta andando a metà della velocità della luce mentre sta andando a sbattere contro un altro oggetto simile. E tutto questo libera un'energia, quando si fondono insieme, un'energia pari a 3 masse solari. Questa energia è 50 volte l'energia elettromagnetica, l'energia di radiazione, emessa da tutte le stelle dell'universo. Quindi in quel momento, quell'evento è 50 volte più potente di tutta la potenza emessa dalle stelle dell'universo. Per dire quanto sia stato estremo questo fenomeno, tanto è che anche se a 1 miliardo e 300 mila anni luce
ci è arrivato un piccolo segnale che questi interferometri sono stati in grado di rivelare. Questi sono i parametri che sono stati rivelati, che danno la massa del primo buco nero, del secondo buco nero. Tutte queste cose sono state dedotte con degli errori di misura, sono state dedotte proprio dalla forma dell'onda gravitazionale, dalla frequenza e dalla forma dell'onda gravitazionale che è arrivata nei laboratori che l'hanno misurata. Non solo, essendo due i laboratori che l'hanno misurata, dal ritardo dell'onda gravitazionale di uno rispetto all'altro sono anche riusciti a stabilire più o meno la direzione in cui è avvenuto questo collasso, e questa è la regione in cui, di cielo in cui è più probabile che sia successo questo collasso di due buchi neri. Il principio dell'interferometro è il seguente: c'è un raggio laser che viene diviso in due da uno specchio parzialmente riflettente, e torna indietro, si sovrappone a quell'altro, e la sovrapposizione è fatta in modo tale che quando non c'è nessuna perturbazione gravitazionale, ebbene le fasi di questi due raggi laser si elidono esattamente in modo tale che qui per interferenza, la luce è un fenomeno ondulatorio, per interferenza ci sia proprio il buio. Appena questi due bracci si deformano uno rispetto all'altro, il che succede quando arriva un'onda gravitazionale, perché l'onda gravitazionale cosa fa? Dilata le lunghezze, le dilata in modo diverso in una direzione rispetto all'altra, è un effetto geometrico, abbiamo detto, la gravità è un effetto geometrico, quindi altera la geometria dello spazio, e alterando la geometria dello spazio altera la lunghezza di questi bracci perpendicolari dell'interferometro, e a questo punto questa alterazione viene rivelata dal fatto che le onde non si cancellano più, ma possono sommarsi, dando luogo quindi a interferenza costruttiva. E questa luminosità qui è quella che è stata misurata negli interferometri di LIGO. È sensibilissimo questo strumento, riesce a rivelare una deformazione di un braccio dell'ordine di 10 alla meno 21 metri, che per dare un'idea è un millesimo del diametro del protone. Quindi misurano su una distanza di 4 km una variazione di un braccio che è un millesimo di un protone. E questo è il modo con cui vengono emesse queste onde gravitazionali da due oggetti che possono essere due stelle di neutroni, oppure due buchi neri, oppure un buco nero, una stella di neutroni, insomma. E qui sono i vari rivelatori che verranno attivati in futuro. Virgo entrerà in funzione tra qualche mese, dopo l'estate. Qui c'è già LIGO, c'è un osservatorio con interferometro in Germania, ce ne sarà uno in Giappone e uno in India. Vabbè, qui ci sono un po' di dettagli tecnologici sugli specchi di questo interferometro, sul modo di isolare questi specchi da qualunque movimento terrestre, sismico o termico. Insomma, c'è tutta una tecnologia anche poi di raffreddare e di fare il vuoto nel percorso della luce, che non deve essere disturbata naturalmente dall'aria o da qualunque altra particella. I buchi neri sono previsti, e sarà l'ultimo argomento, sono previsti dalla teoria di Einstein, e sono semplicemente appunto delle zone in cui lo spazio è così piegato che forma proprio un buco con una specie di singolarità in fondo, e è caratterizzato dal fatto di avere una zona oltre la quale, se ci cadete dentro, non potete più tornare indietro. I campi gravitazionali sono così forti che non potete più tornare indietro, anzi sono così forti che anche la luce non riesce a uscire da questo buco nero, e anche se qui c'è qualcosa che emette un segnale luminoso, questo segnale luminoso rimane intrappolato. Ecco perché si chiamano neri, perché non esce nulla. L'osservazione delle onde gravitazionali
ha dato una prima prova diretta dell'esistenza dei buchi neri, perché quelle onde potevano essere fatte così soltanto se a causarle erano due buchi neri che ruotavano uno intorno all'altro, questo per varie ragioni che ora non sto a spiegare. Quindi quella è una misura diretta dell'esistenza dei buchi neri. Comunque ci sono anche osservazioni di tipo ottico che fanno capire che esistono i buchi neri dalle conseguenze che hanno sulle stelle vicine. E da queste conseguenze, anche dal fatto che la materia precipita dentro il buco nero emettendo radiazione, si può stabilire che, per esempio, nel centro della nostra galassia molto probabilmente ci sono dei buchi neri supermassivi. Hawking si è occupato molto della teoria dei buchi neri e l'ha un po' migliorata, mettendola anche a confronto con la meccanica quantistica, e si è reso conto che in realtà per effetti quantistici i buchi neri non sono del tutto neri, ma emettono una certa radiazione dovuta a effetti appunto quantistici. Vabbè, ci sono tante altre, diciamo, conseguenze della relatività generale, però la cosa con cui volevo concludere era appunto oltre la relatività. Perché bisogna andare oltre la relatività? Bisogna andare oltre la relatività per questo motivo. Per questo motivo. Dunque, tra le conseguenze ce ne sono alcune estremamente fantascientifiche che, dal punto di vista matematico, permettono viaggi nel tempo o addirittura possibilità di viaggiare attraverso questi wormholes, questi buchi di verme, come vengono chiamati, che permettono di mettere in comunicazione regioni dello spazio che possono essere anche molto lontane tra di loro, tramite questi tunnel di uno spazio curvo, piegato su se stesso. Evidentemente poi questo dà luogo a paradossi di ogni sorta, e la ragione per cui si cerca di andare oltre la relatività è che nel cielo esistono ancora tanti misteri, varie cose misteriose del cielo, anzi si può dire che l'universo è per lo più ancora un mistero. 95% della materia che esiste nell'universo è a noi sconosciuta, e questo fatto viene condensato in questo nome, materia oscura. È materia che sappiamo che ci deve essere per i suoi effetti sulle rotazioni delle galassie, e non emettendo luce, appunto, viene chiamata materia oscura, però non sappiamo di che cosa è fatta. Può darsi che sia necessaria una modifica della relatività generale per spiegare questi effetti. Così come esiste l'energia oscura che è necessaria per spiegare un'accelerazione nell'espansione del nostro universo che è stata osservata, e anche questa esige per questo una generalizzazione delle teorie di relatività di Einstein. Comunque il 95% dell'universo è effettivamente ancora un mistero. E poi c'è un altro fatto, è il mettere insieme, armonizzare la relatività generale con un'altra teoria che usiamo tutti i giorni nei laboratori, che è la meccanica quantistica, che invece si occupa di oggetti estremamente piccoli. Allora uno potrebbe dire, ma perché devono parlarsi queste due teorie? In fondo una guarda alle cose molto grandi, una guarda alle cose molto piccole, non c'è bisogno per forza di metterle in relazione una con l'altra. In realtà ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno perché, e questo lo voglio dire qui, perché l'universo, quando è appena nato, è microscopico. Proprio per la teoria del Big Bang, l'universo nasce da un puntino molto piccolo. Allora, in quel momento, la meccanica quantistica è importante perché l'universo è molto piccolo, ma anche la relatività generale è importante perché descriverà poi tutta la sua evoluzione. E quindi questo vi fa capire che è necessaria una teoria che metta insieme meccanica quantistica e relatività generale. Anche all'interno dei buchi neri siete in una situazione in cui, se volete descrivere l'evoluzione di un buco nero, avete bisogno di entrambe queste teorie, perché
perché i campi gravitazionali sono così intensi che competono con quelli delle altre interazioni fondamentali, e quindi lo sforzo dei fisici teorici ma anche sperimentali, è di trovare una teoria che metta d'accordo relatività generale e meccanica quantistica. Ebbene, il problema, c'è un problema teorico su questo, un problema matematico, un modo per mettere d'accordo anche dal punto di vista matematico queste due teorie è di pensare che le particelle elementari che conosciamo, gli elettroni, i quarks che formano protoni e neutroni, i muoni, i neutrini, tutte le particelle elementari in realtà non siano puntiformi, perché considerando le puntiforme da un punto di vista matematico, di un fisico teorico che fa dei conti con queste teorie, fa delle predizioni, non trova le difficoltà che trova invece supponendo le puntiformi. Invece di supporre puntiformi, vengono supposte queste particelle elementari essere delle piccolissime cordicelle, e questa è l'idea della teoria delle stringhe. Supponendo che siano delle cordicelle dotate di estensione, ebbene la teoria diventa una teoria che non ha più interazioni di tipo puntiforme. Qui vedete l'interazione di due elettroni che si scambiano un fotone, e questa è un'interazione elettromagnetica fatta con l'elettrodinamica classica, e questa funziona benissimo, però per via di questa interazione puntiforme è necessaria una procedura matematica che tolga degli infiniti dai vostri risultati. Ebbene, questi infiniti vengono tolti in modo automatico se considerate le particelle dei piccoli laccetti. Allora due laccetti si possono combinare in un laccetto più grande che si divide in due laccetti, e lo stesso fenomeno fisico viene descritto in questo modo senza più avere interazioni puntiformi. La ragione e questa è la ragione per cui una cosa del genere diventa dal punto di vista matematico più accettabile, anzi del tutto accettabile, ben definita, ed è la ragione per cui le stringhe si sono sostituite, diciamo, alle teorie di particelle e puntiformi negli ultimi anni, per cercare di mettere insieme meccanica quantistica e relatività generale. Quindi le particelle sono ora viste come piccole stringhe, per esempio stringhe chiuse. Naturalmente sono molto piccole, per cui quando le osservate vedete solo dei puntini. Dovete pensare che il raggio di una di queste stringhette, di questi laccetti, è veramente infinitesimo, si pensa che sia dell'ordine di 10 alla meno 35 metri, quindi una cosa è quasi inimmaginabile quanto è piccola. Però, avendo una struttura fatta a corda, possono vibrare come le corde di un violino, e vibrando ogni vibrazione rappresenta una possibile particella, per cui l'elettrone è una cordicella che vibra con un emettendo una particolare nota, e a ogni nota corrisponde una particella diversa nello zoo delle particelle elementari, e quindi uno si rappresenta, diciamo, il mondo delle particelle elementari in questo modo un po' immaginifico disegnato da un fisico olandese chiamato Dijkgraaf. Benissimo, le teorie delle stringhe hanno naturalmente delle previsioni anche loro, e queste previsioni verranno testate nei grandi acceleratori di particelle tipo LHC e Fermilab. Ecco, e questo direi conclude un pochino la possibilità di ampliare la teoria della relatività generale a teorie più, diciamo, in accordo anche con la meccanica quantistica. E questo conclude il viaggio che abbiamo fatto dalla relatività, anzi dalla gravità di Aristotele, alla relatività di Einstein e alle teorie di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. È stato un viaggio lungo. Noi quest'anno celebriamo il 2400° anniversario della nascita di Aristotele.
Quindi sono passati 2400 anni. La storia che ci ha raccontato in un'oretta è stata piuttosto lunga, abbiamo impiegato parecchi anni. Stiamo accelerando un po', non solo l'universo eccetera, ma stiamo accelerando nella ricerca. Sì. Nella ricerca. Sì, in modo impressionante. Volete, se ci sono delle domande, delle curiosità, anche qualcuno di voi? Si avvicina come similitudine alle due particelle in accoppiamento, come è stato detto, se ho capito bene, per queste due particelle, sempre se ho capito bene, si supera addirittura la velocità della luce, il dato che si trasferisce in modo istantaneo fra di loro. Grazie. Allora, la prima domanda era cosa succede a nebulose che collassano. Dunque, in realtà in tutte le galassie si pensa che al centro della galassia ci siano fenomeni molto violenti, e infatti non è un caso che noi viviamo un po' in periferia, non viviamo nel centro della galassia, perché nel centro della galassia appunto i sistemi sono molto instabili e non ci sono condizioni molto favorevoli alla vita stabile su un pianeta, e si suppone e si hanno anche delle indicazioni sperimentali che nei centri delle galassie ci siano agglomerati di stelle che via via per forza gravitazionale collassano fino a formare giganteschi buchi neri. Quindi ci sono buchi neri supermassivi probabilmente nel centro di ogni galassia. Non è una cosa che ci deve preoccupare, cosa che succede a volte con eventi catastrofici come il collasso di due buchi neri uno dentro l'altro, e che ci permettono di testare la teoria della relatività come la conosciamo oggi. La sua seconda domanda invece riguarda un fenomeno puramente quantistico, non necessariamente ha a che vedere con la teoria delle stringhe, ha a che vedere con la realtà sperimentale nei laboratori di tutti i giorni, perché questi fenomeni vengono usati oggi, usati per varie tecnologie che saranno le tecnologie del futuro, vengono usati per la costruzione di calcolatori, oggi ancora sperimentali e allo stadio di prototipi, che si chiamano calcolatori quantistici, e sfruttano alcuni effetti a cui lei ha fatto riferimento, che è l'intreccio tra due particelle quantistiche, due particelle elementari, come due elettroni. L'intreccio è un fenomeno puramente quantistico, è basato a sua volta su un altro fenomeno che è la sovrapposizione, la possibilità di vivere in stati sovrapposti di una particella. Una moneta o è testa o è croce, una particella invece può vivere in alcuni stati che non sono né testa né croce, ma una sovrapposizione dei due. E quello che uno trova è che se vado a misurare qual è il suo stato, con una certa probabilità ottengo testa, con una certa probabilità ottengo croce, dove testa e croce possono essere la polarizzazione o lo spin della particella e così via. Facendo uso di questa sovrapposizione quantistica è possibile vedere che esistono sistemi di due particelle in cui sembra che una possa influenzare l'altra, che la misura su una possa influenzare lo stato dell'altra in modo istantaneo e quindi, come dice lei, superluminale, a velocità che, essendo istantanea, supera la velocità della luce. In realtà non è così, non è possibile comunicare alcun messaggio sfruttando questa proprietà quantistica. Si può dimostrare che non si può interferire, non c'è rapporto causale tra una particella e l'altra. Quindi è una cosa che influenza lo stato globale di un sistema, ma che non si può usare per una comunicazione istantanea. Quindi non si violano i principi della relatività e della causalità. Sì.
Buonasera. Premetto che io ho seguito tutto il ciclo di queste conferenze, no? E in effetti mi aspettavo che questa conferenza finale fosse dedicata principalmente all'ultima parte, a quella appunto dell'interazione tra fisica quantistica e relatività generale, stringhe e nuove ricerche in queste teorie. Invece ho visto che ci sono state moltissime slide su questa parte, soffermandosi più su quella che era già stata trattata precedentemente. Mi chiedevo se su internet o ci fosse la possibilità di vedere questa slide, o se esistessero dei testi di divulgazione che si soffermassero su quest'ultima parte, che è quella forse più interessante, ecco, più nuova, visto che non credo che ci sia adesso il tempo per approfondire ulteriormente questa parte che è stata tagliata. Sì, hai ragione, in realtà forse avrei dovuto soffermarmi di più sulla parte più nuova, però ho insistito sui principi fondamentali che portano alla relatività generale come una teoria geometrica, perché sono proprio questi principi che poi permettono di capire il perché va superata. Il perché va superata e in che direzioni si può guardare per superare la relatività generale, o meglio, per generalizzarla in modo tale che sia in accordo con la meccanica quantistica. Ora, esistono molti libri, tra cui alcuni che mi sento di consigliare, come per esempio quello di Brian Greene, L'universo elegante, che spiegano in modo abbastanza poco tecnico alcune delle direzioni in cui si può andare a studiare queste teorie più generali. Lui si occupa soprattutto della parte di teoria delle stringhe. In realtà ci sono altre direzioni in cui si può andare a esplorare queste possibilità. Una direzione possibile è quella di pensare che lo spazio e il tempo che noi consideriamo continui in realtà non siano continui, ma siano anche loro corpuscolari, così come la materia è corpuscolare, non è continua, non è infinitamente divisibile, come appunto pensava Parmenide, ma è fatta di atomi, e gli atomi a loro volta sono fatti di mattoni fondamentali che si chiamano protoni e neutroni, che a loro volta sono fatti di mattoni ancora più fondamentali, e lì si pensa che ci si fermi, che si chiamano quarks. Quindi quarks e elettroni e neutrini formano i mattoni fondamentali di quella che chiamiamo materia. Ecco, così anche lo spazio e il tempo siano fatti anche loro di atomi fondamentali. E allora anche lì c'è la possibilità di studiare una teoria di questi atomi fondamentali che poi riproduca a distanze macroscopiche lo spazio e il tempo che conosciamo. Questa è un'altra direzione in cui ci sono molte ricerche in atto, così come ci sono ricerche anche in direzioni più esotiche, in cui si pensa che lo spazio in realtà a piccolissime distanze non abbia più le proprietà che si conoscono. Per esempio, ora si sa che le distanze possono moltiplicarsi tra di loro in modo commutativo, 5 metri per 3 metri mi dà un'area di 15 metri quadri, ma anche 3 metri quadri per 5 metri mi dà un'area di 15 metri, quindi commutano tra di loro, e ci sono appunto teorie, tra cui anche la teoria delle stringhe, che prevede che questa proprietà commutativa della moltiplicazione per le distanze spaziali non valga più a piccolissime distanze, e così via. Non ho avuto il tempo di fare lo spettro di tutte le direzioni in cui si fanno indagini per accordare la meccanica quantistica con la relatività generale. Una delle più seguite dai fisici teorici di oggi è proprio quella che ho menzionato, considerare gli oggetti fondamentali non più puntiformi, ma dotati di una dimensione che può essere un laccetto chiuso oppure aperto. Leo.
onde gravitazionali, e ci si aspetta di, ci sono delle aspettative per cui si riesca a conoscere la gran parte della materia futura, sì, che possono essere utili. Sì. Le onde gravitazionali aprono una finestra nuova e estremamente importante sull'universo, perché ci permettono di vedere l'universo con occhi nuovi. Finora lo abbiamo indagato con la luce, telescopi, oppure raggi X, comunque radiazione elettromagnetica, in tutte le bande possibili, con i radiotelescopi, con i telescopi ottici e così via, anche ricevitori nell'infrarosso. Insomma, abbiamo indagato la struttura dell'universo tramite la radiazione elettromagnetica. Invece, da 2 mesi a questa parte, siamo ora in grado di interrogare l'universo in un altro modo, non più tramite le onde elettromagnetiche che ci arrivano, ma tramite le onde gravitazionali. Il vantaggio qual è? Lo svantaggio tecnologico è che è molto più difficile, perché sono molto più deboli, e infatti ci vogliono fenomeni cataclismici per arrivare fino a noi un piccolo segnale. Però hanno di buono che attraversano tutto. Mentre le onde elettromagnetiche vengono bloccate dalla polvere interstellare o comunque da mezzi che sono opachi, invece le onde gravitazionali attraversano tutto. Attraversano anche quella parte di universo che era opaca dopo i primi secondi del Big Bang. Che l'universo dal Big Bang fino a circa 350.000 anni è rimasto opaco alla luce, alla radiazione elettromagnetica. Quindi non abbiamo informazioni elettromagnetiche, non abbiamo nessuna informazione di quello che succedeva dentro l'universo nei suoi primi 350.000 anni di vita. Invece le onde gravitazionali che sono state prodotte dal Big Bang e anche subito dopo, quelle invece lo hanno attraversato. E sono arrivate fino a noi, anzi arrivano fino a noi anche in questo momento, solo che non siamo ancora stati in grado di liberarle. Ma quando saremo in grado di liberarle, e presumibilmente lo saremo nei prossimi decenni, sono onde che hanno frequenze molto più basse di quelle rilevate dal LIGO, però quando saremo in grado di osservarle, questo ci darà un'informazione straordinaria, ci dirà qualcosa di quantitativo su come si è formato l'universo nei primi secondi di vita. Quindi l'astronomia gravitazionale è ufficialmente nata il 15 settembre dell'anno scorso. Se non ci sono più domande o commenti. Io ringrazio moltissimo Leonardo per questa presentazione. Uno dei problemi di arrivare a parlare veramente di stringhe e di altre cose è che c'è ancora molto da fare in quel campo, no? Quindi, mentre sui discorsi sulla relatività, la ragione per cui tu ti sei soffermato molto e di conseguenza hai discusso molto a fondo le basi e le conclusioni, gli assiomi che nascono dalla teoria della relatività, sono quelli i punti su cui si basa anche tutto il resto, no? Mentre invece le altre teorie sono ancora in forte discussione, ce ne sono tante, ci sono tanti modi, no? Di conseguenza avrete tempo ancora, visitate ancora il planetario, perché avremo la possibilità di avere altre informazioni, altri dati degli anni prossimi. Spero di riaverti quindi di conseguenza ancora quando avrete ulteriori interessanti risultati, magari troverete finalmente quegli anellini, no? Dunque sono così piccoli che non li si vedono mai, no? Quindi però si possono vedere le conseguenze, si vedono le conseguenze come sempre, come anche nel caso dell'astronomia. Noi viviamo più sulle conseguenze per i buchi neri che non sui buchi neri come tali, no? Le conseguenze. Quindi un tentativo fantasioso, no, di interpretazione della meccanica quantistica insieme alla relatività è quella che ci racconterà poi Kip Thorne, magari fra un mesetto, il 24 giugno, se siete invitati a essere giù alla cavallerizza per quei giorni. Bene, grazie ancora a tutti.